Giancarlo Meirone, hai raggiunto la squadra in ritiro, domani ci sarà questa amichevole con la Lazio. A livello di mercato stai sempre provando a portare quei giocatori che servono ancora numericamente a completare la rosa. Ma sì, la rosa dovrà essere completata, però insomma qualcosa è già stato fatto, adesso attendiamo la verifica di questi primi giorni di allenamenti e poi assieme all'allenatore verificheremo i giocatori ancora da inserire. È chiaro, è risaputo che ancora due o tre inserimenti dovremo farli, non abbiamo fretta di chiuderli velocemente, ma vorremmo che siano inserimenti mirati. Ecco, per quanto riguarda quelli che sono qui in ritiro, direi, ho parlato anche con il mister l'altra sera, insomma, è abbastanza soddisfatto di quello che è il lavoro che si sta facendo e anche degli acquisti che finora sei riuscito a portargli, diciamo, dei nuovi soprattutto. Ma diciamo che tutto quanto è fatto, è un lavoro d'equipe, la società ha dato un indirizzo e assieme all'allenatore stiamo verificando come poter prima creare, potenziare e rifinire al meglio questa squadra. Lo stiamo facendo operazioni mirate, sotto traccia perché non è il momento di fare proclami, ma è il momento di riuscire a costruire una squadra che abbia un'ossatura che possa dare delle soddisfazioni, ma soprattutto che rispecchi un po' quella che è la mentalità della società e quella che è la mentalità del tifoso spezzino, che credo che voglia vedere una squadra che lotta, che sappia giocare, ma che sicuramente non molli niente fino all'ultimo. Un complimento che ti faccio, perché è giusto fartelo, è che rispetto magari ad altre annate hai parlato poco e hai portato magari anche più risultati di altri che magari parlavano di più e portavano meno. Ma i complimenti adesso fanno piacere, ma Sarà sempre il li campo che metto dirà, via perché certo. l'annata è lunga, l'importante è fare tutto con grande passione, con grande voglia, non fermandosi mai, gettando il cuore oltre l'ostacolo. Questo è quello che ha trasmesso la società a noi che siamo arrivati da poco ed è quello che noi dobbiamo trasmettere allo staff dei mister e poi ai giocatori che comporranno la rosa della prima squadra. Di conseguenza, credo che si debba fare così, questo è il mio modo di essere, quindi parlare poco e cercare di fare tanto il meglio possibile. Poi si commetteranno degli errori, ma uno spirito e un'unità di intenti e un obiettivo comune ben conscio e ben presente, chiaramente potrà ridurre il margine d'errore. Noi lavoreremo per creare una squadra che abbia nell'obiettivo comune l'idea principale e quindi il singolo che si mette a disposizione della squadra, perché poi sia la squadra a ottenere il risultato importante che quello di fare bella figura settimanalmente. Quei dettami iniziali sono stati una squadra che dovrà lottare, giocatori quindi cercati apposta con questo tipo di caratteristiche, no? Di grande determinazione e quant'altro. Sei convinto finora di aver acquistato giocatori di questo tipo? Ma io credo che i riscontri di questi primi 10 giorni di lavoro siano positivi da questo punto di vista. Poi la differenza la farà adesso come sarà rifinita la squadra, ma soprattutto poi la coesione. Quindi il lavoro di queste settimane sarà quello di creare il prima possibile una squadra dove ognuno faccia il massimo e aiuti il compagno che è vicino. Se noi saremo bravi a ridurre il tempo nel formare questo, poi al di là dei valori tecnici che si spera di avere, sarà questa grande unità di intenti che farà la differenza. Quindi noi lavoreremo perché è l'obiettivo comune, quindi questo spirito di sacrificio che si deve avere sia come fondamento principale di quello che noi vorremmo fare quest'anno. Non posso non farti una domanda sulla telenovela Le Ali, quindi chiaramente te la faccio, a che punto siamo? Ma no, telenovela è un'operazione che quando tocchi dei giocatori forti e difficili è naturale che entri in un meccanismo di un mercato che è statico e di conseguenza la situazione che in questo momento è aperta, però il giocatore ha richieste della Serie A, quindi è difficile andare in competizione in questo momento con squadre di Serie A. C'è la ferma volontà comunque del ragazzo di individuare nello Spezia come una realtà importante da seguire. In questo momento c'è l'intromissione di un paio di società di Serie A e vedremo quanto saremo, tra virgolette, disposti ad aspettare questa valutazione. Ogni giorno sembra buono per trovare una soluzione e puntualmente si va al giorno successivo, ma in questo momento la nostra porta comunque è coperta da due ottimi portieri, di conseguenza la squadra si sta allenando,
l'operazione si verificherà nei tempi e nei modi che questo tipo di mercato proporrà. Molto statico, molto fermo, noi siamo sereni e se si potrà fare bene, se no verificheremo altre cose. Mancano ancora poi questo difensore centrale, l'esterno d'attacco, a che punto siamo? Ma no, c'è ancora qualche cosina in dubbio da fare, però siccome deve essere mirato, come ho detto prima, non c'è la fretta di dover prendere un giocatore a tutti i costi, ma c'è da valutare che sia un'opportunità e che vada a completare bene l'organico a disposizione. Quindi i tempi non si conoscono, sicuramente saremo attenti e presenti sul mercato, ma la valutazione deve essere fatta con calma e con razionalità. Sei contento sinora del mercato che hai fatto? Ma che ho fatto? Che abbiamo fatto, nel senso della società. Sei qua te. No, ma la società credo che abbia dato una linea, è una linea che tutte le sue componenti stanno seguendo. Poi sarà il campo a parlare, ma intanto sappiamo che il campionato è molto difficile e dovremo essere bravi a sorpassare nella maniera giusta poi le difficoltà che si verranno a creare di volta in volta. Grazie.